I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Sei tu, sì. Ah. Complimenti al nostro corpo di ballo, coreografia di Fabrizio Mainini e il nostro costumista Donaccio Citro, che ha visto, ha fatto una serie di citazioni qua e là degli anni Ottanta. Ma sei cresciuta ancora? No, ah no, sono i capelli, perfetto. Ho messo un po' di tacco. Ma sei tu, no? Sì. Allora, iniziamo da Enrico, vieni qua. Ecco, qua. Signorina. Houston, qui Houston abbiamo un problema. Era Ruggero Orlando. No, problemi non ne abbiamo avuti molti. È che tu hai avuto davanti un vettore di quelli stratosferici, sì, come Whitney Houston. Sai che lei c'aveva quella tecnica, adesso io non so bene la pronuncia, ma Loretta mi aiuta, il belting. È quella che anche Piero Mazzocchetti. Pure lui. Sono, è quella cosa che col petto si riesce a fare una nota ancora più acuta che è di petto, bene, che è la caratteristica di Céline Dion, proprio di Whitney. Sarebbe Houston, la mediazione fra il petto e la testa, in realtà. No, non è una un falsetto vero, perché c'è dentro anche un po' di voce di petto. C'è di petto e di stomaco. Pure perché, no, avete fatto una spiegazione, però lei che avete proprio guarda, no, guarda, a me sì. Secondo me è degna da super quark, però proprio. Lei è stata all'altezza, l'hai riconosciuta anche tu, la tecnica, anzi, della ancora sirena. Più alta. Grazie Rico. Loretta. Allora, volevo fare i complimenti a Valeria per la sua musicalità, per la sua voce, perché io non ti conoscevo, noi ci siamo visti in quella famosa Miss Italia, vogliamo ricordare? No. Eravamo tutte con lei, perché è un angelo. Ah, la Miss Italia, quella sì, che ha preso il Mike? Sì.
Miss Italia, quella tutte le ragazze dimenticate. Io avevo il 59, però poi mi sentii male. Sì. Le ragazze sanno tutto. Sì. Sapevano tutto, no, e scusa, quindi non abbiamo vissuto. Avevi il 59? Io avevo il 59, poi con la SA in diretta venne l'ambulanza in studio. Certo, una puntata quella, eh. Sì. È d'altra parte. E lei mi cercava, no, bisogna... e duettammo insieme in Maledetta Primavera. Maledetta io ero Primavera appena che era rientrata, sì. Che era dopo il collasso o prima? No, ero appena rientrata dall'ospedale in abiti civili e duettai con lei, fu una cosa civili stupida. Non è male. No, no. Va bene, comunque. Senti, no, appunto ti volevo dire complimenti per la musicalità, perché si sente che su, insomma, sei una musicista. Io sulla voce ho qualche dubbio ancora, me la vorrei risentire, ma non avrò il tempo. Ma non perché tu abbia cantato male, hai cantato benissimo, ma non credo che fosse tanto aderente alla voce di Whitney. Però... andiamo da Christian. Pronto Houston, parlo con Houston. Abbiamo trovato una nuova stella, alta e bella, la Altobelli! Grazie. Sintetizzato. Beppe, chiudiamo. Ah, allora, complimenti per il trucco, capelli, grazie, look, Federica, perché più, guarda, più ti avvicini e più somiglia a Whitney Houston. Di solito no, il problema può svelarsi quando ti avvicini troppo. Invece il trucco, i capelli perfetti, coreografia molto, ti ha aiutato molto. Ho come se avessi percepito in te un po' di paura e vedevo questo microfono che partiva, si allontanava forse per nascondere qualche paura, no? Forse temevi che la tua voce non arrivasse, invece secondo me sei arrivata molto bene. Beh, molto bene. Accomodati pure. Grazie. Allora, grazie. Attenzione.